Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Massoud della Libreria Panisterna che ci ospita di nuovo nell'ultimo evento della stagione, prima della prossima, che torneremo, cui torneremo a disturbarlo, su malgrado. Dunque, io sono Valerio Massaroni, Centro Scritture, oggi siamo qui per presentare, per il ciclo Nuove Uscite del Centro Scritture, il libro di Marco Giovenale, che il Centro Scritture è vicinissimo a... contribuito a fondarlo, quindi tanto più siamo ben contenti di poter parlare di lui oggi. Oggettistica, pubblicato da TIC Edizioni da poco, da qualche mese. Lo faremo con Marco Giovenale, che è qui accanto a me, e lo faremo con Giuseppe Garrera, che è alla sua sinistra, che è il quadro e a cui prestissimo darò la parola. Dunque, Oggettistica di Marco Giovenale, un libro decisivo, un libro che sì, indubbiamente, insomma, la modestia di Marco sarà sconfessata da me e credo anche da Giuseppe. Ora, questo è un libro che si inserisce in un trittico, diciamo una trilogia. Marco più volte ha fatto riferimento che Oggettistica, volume, in realtà è il terzo di un'oggettistica diciamo macro testuale che comprende tre volumi che sono La gente non sa cosa si perde, pubblicato da sempre da TIC, e Statue linee invece da Piedimosca Edizioni nella collana Glosse, pubblicati tutti recentemente. In realtà parliamo di un libro, ma parliamo di un progetto un po' più ampio, naturalmente, a cui Marco è approdato con testi che in questo caso appartengono all'ultimo decennio, diciamo i primi sono del 2013 e arrivano fino adesso. Io vorrei mettere in luce, prima di lasciare a loro la parola, di leggere il libro, di farlo esprimere da sé, un paio di elementi che personalmente mi sembrano molto rilevanti, almeno due questioni che il libro sfida, e il motivo per cui appunto ho detto essere decisivo. Intanto la prima questione è quella relativa alla storia recente della poesia contemporanea, o meglio della scrittura contemporanea. Tanto per cominciare, questo libro si posiziona frontalmente, radicalmente contro una certa tradizione recente, piuttosto ampia, piuttosto egemone della poesia contemporanea, ma anche della scrittura contemporanea. Che modo lo fa? Lo fa intanto violando ormai del tutto i generi. Questo è un libro di prose, è un libro di prose in prosa, in realtà, quindi non è un libro di prose ordinarie. Cercheremo di capire anche oggi con Marco cosa intendiamo con questo tipo di prosa. È un libro di prose di che genere però? Cioè, non possiamo certamente dire che è un libro di prose narrative, di prose narrative almeno nel senso del narrativo a cui siamo abituati dalla frequentazione abituale dei romanzi o della narrativa in senso ordinario. Cioè, è un libro di prose che raccontano e che si servono, questo è il secondo aspetto, di un linguaggio, di una lingua anzi, che vuole essere da riferimento anche a quelli che sono poi i punti un po' cardinali anche di Marco e di questo libro, a certa prosa in prosa, appunto, anche quella letteralità di stampo francese che utilizza soltanto materiali tratti, come da titolo, oggettistica, che richiama appunto a quella categoria merceologica di negozi che vendono oggetti di ogni tipo, ma anche un linguaggio oggetto, una lingua oggetto che in realtà è del tutto presa dal linguaggio ordinario. In questo sta anche questa distanza che Marco intende prendere, come anche comunicato nel presentare e promuovere questo libro, da la annosa e mai sepolta questione della diatriba tra Sanguinetti, Pasolini nel 1956, in cui appunto ogni qualvolta ci si distacca dalla tradizione lirica, e chiaramente questo libro affronta radicalmente, in qualche modo si evoca lo spettro della neoavanguardia, di quella neoavanguardia fatta ad una scrittura oscura, difficile, comunque certamente non lineare, non comprensibile, non così apparentemente facile, ovviamente. Apparentemente perché? Perché il linguaggio, la lingua di questo libro è una lingua ordinaria che non invita senz'altro il lettore a un'interpretazione, un'ermeneutica che vada oltre la letteralità del linguaggio, che
si incarica in qualche modo di un'interpretazione che deve cogliere riferimenti culturali, deve decodificare una destrutturazione sintattica, insomma, tutti quegli artifici, pur fondamentali, adottati dalla nuova avanguardia per opporsi a quella che era allora la tradizione ermetica e, insomma, certa poesia che chiaramente ha avuto nell'ultimo cinquantennio un superamento decisivo. Quindi questi testi sono prose che si compongono di oggetti, di situazioni reali, sono prose estroflesse, stanno nel mondo, stanno in mezzo al mondo e sono descritte, sono, come dire, sono riportate con un linguaggio che è un linguaggio che nulla ha a che vedere con quel bagaglio retorico, stilistico, che è quello che tradizionalmente facciamo afferire alla poesia, tanto che Marco, provocatoriamente, ma nemmeno troppo, ha annunciato questo libro come contenente uno 0% di poesia, così come uno 0% di romanzo anche. Quindi in realtà è qualcosa che sta al di là, ma sta al di là perché? Sta al di là perché comprende tutto e comprendendo tutto sfida questa distinzione categoriale che è quella tra i generi. Ora, questa lingua però ordinaria non è quello stile semplice a cui pure certa poesia o certe linee di poesia, soprattutto qui a Roma, ci hanno abituato anche negli ultimi decenni. In realtà è una lingua apparentemente semplice, sì ordinaria, sì non retorica, sì non artificiosa, però è una lingua straniante, straniante nel senso in cui quella lingua che viene utilizzata, che è quella che ci è familiare nella frequentazione di questi oggetti e situazioni reali in cui siamo immersi tutti costantemente, è glitchata, cioè è straniata, viene violata in alcuni meccanismi che non sono appunto quelli retorici classici, ma che mirano a gettare una luce in qualche modo sinistra su quella che è la frequentazione ordinaria del nostro stare al mondo e gli oggetti in cui siamo immersi. È un sinistro che diverte, però. Questo è un libro che esplicitamente è pensato per divertire e lo fa. Ma lo fa pur divertendo, sempre gettando un po' una luce che vorrebbe farci rendere conto cognitivamente di qual è la lingua pur ordinaria che utilizziamo nella frequentazione di questi spazi consueti e di questi oggetti consueti, e quindi in qualche modo c'è una volontà di far prendere coscienza cognitiva ed emotiva del nostro stare al mondo e immersi in queste situazioni. Io prima di lasciare la loro parola e non togliere troppo tempo, volevo leggere uno di questi testi, l'unica lettura che mi concederò personalmente, sono appunto, come detto, prose brevi, tendenzialmente brevi, alcune un po' più lunghe, però comunque sono tendenzialmente delle prose titolate. Una di queste si chiama Dichiarazione, che volevo appunto leggere perché secondo me potrebbe un po' contare, non come manifesto programmatico, che sarebbe impossibile da un autore come Marco Giovinale, però come, diciamo, un testo che forse tra gli altri, o insieme ad alcuni altri pochi, danno delle indicazioni anche sulla natura di questo progetto, se vogliamo. E dice così: sono stato incaricato di seguire questi oggetti nel loro percorso dalla fabbricazione alla discarica e oltre. Venendo meno al mio compito, ho pensato che fosse di primaria importanza segnalare la presenza di stracci o cenci del cassetto accanto alle tovaglie e ai tovaglioli. Stendo questo rapporto nella certezza che una presa in carico di responsabilità possa esservi percepita. Tanto vedete la linearità del linguaggio, non c'è nulla da scavare per andare a trovare qualche significato recondito, forse nelle citazioni o forse in qualche allusione simbolica o allegorica, nulla di tutto questo. E questo più o meno è uno stile che grosso modo torna un po' in tutti questi testi. Però la cosa interessante da dire è che questo incarico assegnato dagli oggetti stessi all'autore, che qui in uno dei rarissimi casi parla in qualche modo in prima persona, se vogliamo, viene nel secondo paragrafo subito messo in discussione perché l'autore, insomma, chi dice io in questo testo, viene meno al suo compito immediatamente. No? Venendo meno al mio compito, ho pensato che fosse di una importanza segnalare la presenza di stracci o cenci nel cassetto, come a dire, tanto per cominciare, questo programma fondamentalmente non sono manco io che posso seguirlo, questo è uno dei sensi della ricerca, del fatto che la ricerca si fa nel divenire stesso del testo, tanto nei confronti dell'autore che lo scrive, quanto nei confronti del lettore che lo recepisce.
cioè il testo stesso in qualche modo e gli oggetti che ispirano, diciamo, il testo stesso che portano altrove. In questo caso portano agli stracci, ai cenci del cassetto, a oggetti semplici, ma a qualsiasi altro oggetto, che possono essere oggetti di fatto, ma anche film, tanto citati nel libro, ma anche situazioni, anche, insomma, tutte cose che sono possibili componenti di un fantasmagorico negozio di oggettistica. Alla fine però nel testo di questo paragrafo torna, insomma, l'autore a dire: estendo questo rapporto della certezza, ironico naturalmente, l'ironia è un altro dei temi del libro, che una presa in carico di responsabilità possa esservi percepita. Responsabilità rispetto a cosa, appunto? Rispetto alla presa d'atto cognitiva di quel linguaggio ordinario che utilizziamo, pur quando sembra essere così ordinario, ordinario e neutrale non è. E quindi l'impegno è quello di falsarlo, di sviare dagli automatismi che utilizziamo nel prenderci carico in modo irriflesso di questo linguaggio, per farci considerare quanto nulla è affatto scontato, nulla è affatto automatico, anche nel linguaggio più banale, più semplice, più ordinario, di cui ci serviamo per vivere la realtà. Quindi in qualche modo questa è una responsabilità affidata anche al lettore, se vogliamo. Non soltanto deve scorrere, riflettere e cercare il testo assieme al testo, ma può utilizzare questo libro anche in qualche modo per mettere criticamente un attimo in discussione quanto è ordinario l'ordinario, che di fatto non lo è mai, tantomeno il linguaggio di cui ci serviamo per descriverlo. Questi sono alcuni spunti che riporto anche a Marco stesso e a Giuseppe, ma io adesso mi taccio e a loro lascio la parola. Non so, chi dei due? Sì. Giuseppe. Controllo, sì. Forse faccio con questo. Beh, questo. Sì. No, sempre uguale. Chi non vuole collaborare? Allora. Il mio primo invito, prima di cominciare a parlare, è vorrei sentire un brano. Pagina 69, quello sugli intellettuali, poi Marco può scegliere se leggerlo tutto o tagliare, chiaramente capirete a un certo punto anche perché l'ho scelto, perché è attraversato dal nome di Pasolini in maniera divertita e divertente, e poi comincerei la prima mia osservazione come lettore del testo, va bene? Non so se funziona. D'accordo, intanto ringrazio Valerio, Masud e Giuseppe di questa attenzione critica e vado a leggere immediatamente senza aggiungere altro il testo che mi suggerì a Giuseppe, una parte del testo perché è piuttosto lungo è un testo alfabetico, cioè si sviluppa dalla A alla Z. Adesso capirete più o meno come funziona, anche dal titolo si capisce, e alla fine del testo tutti i lemmi che sono stati citati vengono ripresi come tag, cioè sono sostanzialmente il testo stesso è taggato con le sue stesse parole, e il titolo infatti dice: ampia collezione di utili tag per affrontare con estremo rigore la spinosa questione della preoccupante crisi degli odierni intellettuali e dell'impegno. Intellettuali, 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 abaco intellettuali, abbasso gli intellettuali, ad avvenire intellettuali, adesso gli intellettuali vanno in radio, affrontare con estremo rigore la spinosa questione della preoccupante crisi degli odierni intellettuali e dell'impegno. Gli intellettuali servirebbe un po' di digiuno, aree di ripopolamento per fauna intellettuale, assenza di intellettuali. B. Bada intellettuali, bali intellettuali, basta intellettuali, bidoni con intellettuali dentro, bisti intellettuali, buche intellettuali. C. C'è una impressionante povertà di idee in questi intellettuali. Che avrebbe detto Pasolini? Che c'entra Pasolini? Che fine hanno fatto gli intellettuali? Ci sono meno intellettuali alla radio? Come fare senza intellettuali? Come si fa a fare quello che si faceva prima se adesso gli intellettuali non ci dicono se è giusto o no? Come si fa senza intellettuali? Cosa fare in casa quando vengono a mancare gli intellettuali? Crisi degli odierni intellettuali e dell'impegno di... Da una recente statistica gli intellettuali in Italia tendono a scomparire. Da una recente statistica sembra assodato
che gli intellettuali in Italia stiano riprendendo a proliferare. Da una recente statistica sembra che il numero degli intellettuali sia in drammatico calo. Da una recente statistica sono scomparsi gli intellettuali in Italia. Digiunano gli intellettuali, disgusto intellettuale, disordine, disordine intellettuale, disordine tra gli intellettuali. Dove sono gli intellettuali? Dovrebbero tornare gli intellettuali. E tu saresti un intellettuale? Gli intellettuali andrebbero vietati. G. Gli intellettuali dovrebbero digiunare di più, gli intellettuali dovrebbero digiunare di meno, gli intellettuali dovrebbero essere cacciati, gli intellettuali dovrebbero fare politica, gli intellettuali i poeti, gli intellettuali alla politica, gli intellettuali hanno meno voce in capitolo, gli intellettuali hanno più voce in capitolo, gli intellettuali hanno tradito gli intellettuali in TV, gli intellettuali interverranno nel vivo, gli intellettuali non dovrebbero fare politica, gli intellettuali non producono che guasti, gli intellettuali si sono guastati. Gli intellettuali sono come? Gli intellettuali sono come il pesce, gli intellettuali sono come l'ospite, gli intellettuali sono comici, gli intellettuali sono stati traditi, gli intellettuali sono vivi, gli intellettuali una volta erano la coscienza critica della nazione, gli intellettuali vanno riparati. H. Ad avvenire intellettuale. Help intellettuale, op op intellettuale. Allora, questo è il... È un esempio abbastanza chiaro. Quello che vorrei adesso sottolineare è a quale genealogia appartiene, cioè creare una genealogia di questo testo oggettistica di Marco Giovenale e come viene da me letta come lettore e da tanto che ovviamente la leggo perché è da molto che seguo questa raccolta. Allora, intanto penso, due tracce per me ci sono, le due tracce poi saranno legate alle altre letture, due grandi strade, due grandi genealogie, due santi padri attraversano il libro. Il primo, quello che abbiamo letto, è riconducibile, direi, a una delle funzioni, dei compiti più alti della letteratura a partire dalla morte di Flaubert, cioè a partire dall'8 maggio 1880, quando Gustave Flaubert muore e lascia incompiuta un'opera strepitosa nel progetto che è Bouvard e Pécuchet, un grande, immenso trattato, se non enciclopedia, sulla stupidità umana, sulla ottusità come condizione. Allora, nel momento in cui lui muore, tra le sue carte vengono trovati un cumulo impressionante di appunti, di spunti, di suggerimenti, di riordinamento che ci danno l'idea di come poteva continuare come ipotesi il testo. E cioè, Bouvard e Pécuchet, un Cervantes e Sancho Panza dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, dopo aver attraversato tutto lo scibile umano leggendo libri e fallendo come non mai, ma questa è una parte che conosciamo perché è quella pubblicata, decidono di fare una cosa. Il resto della loro esistenza la dedicheranno a fare i copisti. Cioè la prima grande, l'ultima, prima e ultima grande funzione è copiare. Cosa? Cioè, che cosa copiano? Noi sappiamo dagli appunti con certezza un fatto: si fanno costruire da un falegname di fiducia una doppia scrivania, così da essere come in un banco scolastico uno di fronte all'altro. Ovviamente si procurano un numero impressionante di fogli, di penne e di strumenti per la scrittura e cominceranno un'attività, quella di copiare. La domanda nel indagare gli appunti è: che cosa avrebbero copiato a quel punto? Avrebbero copiato tutto ciò in cui si sarebbero imbattuti. Articoli di giornale, pubblicità della roba da mangiare che prendevano, scatole di tabacco, carni, verdure, e volantini, manifesti, tutto quello che sentivano per strada. Nelle loro passeggiate, un chiacchiericcio, due donne che parlano, due uomini che parlano, due signori seri che discutono di politica, l'ideale è riuscire a trascrivere tutto, trascrivere il rumore verbale del mondo. Nell'idea di Flaubert c'era la convinzione che chiaramente avrebbero scoperto, avrebbero messo in evidenza
un cumulo di stupidità. In una lettera a Colè, Flaubert addirittura utilizza un avanzare di merda talmente alta che avrebbe sancito la grande narrazione della loro opera di ricopiatura. In realtà noi ci accorgiamo di un altro fatto. A parte che abbiamo una linea, e all'interno di questa linea va messo oggettistica, della funzione di colui che copia. Copia quello che si dice, quello che si sente, quello che si legge. E tutte le frasi che avete sentito degli intellettuali sono tutte frasi che abbiamo sentito, risentito, in tutti i contesti, eccetera. Come un'antenna radio non fa nient'altro che riprodurli. Ma per arrivare a quale conclusione? Beh, arrivare a una conclusione, se volete, drammatica, o tragica, o comica, non lo so. Tutte le frasi sono frasi fatte. Questo è un principio che ci dà i brividi in Flaubert, ci fa capire a quali altezze era arrivato nel suo progetto. Non esistono, direi adesso un po' romanticamente, per essere un po' meno estremo, al di fuori della poesia, non esistono se non frasi fatte. Gran parte della nostra vita è stata spesa in frasi fatte. Questo è un principio tragico. Perché? Perché tutta una parte di oggettistica è un esercizio che ci fa sorridere, ironico e divertito, in cui ci accorgiamo di questa verità un po' sconcertante, per cui le mie stesse frasi in questo momento sono frasi fatte. Cioè non riuscire a uscire dal linguaggio. Qui vedremo che toccheremo il secondo grande maestro, il primo è Flaubert, il secondo chiaramente è Duchamp. Allora, in questo primo maestro che detta una linea di lettura c'è da dire un fatto. Tutte le frasi sono frasi fatte. C'è un problema. Come riuscire a liberarsi dalle frasi fatte? Cioè come riuscire a liberarsi da un problema, che è quello che vedremo poi una seconda battuta dopo una lettura, cercherà di porsi e di risolvere praticamente Duchamp dettando legge a tutta la scrittura di ricerca. Cioè come liberare le frasi dal significato. Tutte le frasi che diciamo, anche se adesso ce le inventiamo, purtroppo sono legate alla trappola del significato, hanno un contenuto. Anche quelle che noi crediamo le più surreali, le più dada, sono riconducibili a un contenuto. Allora, primo elemento, e adesso intanto ti suggerisco il secondo brano, facile da versare. Perfetto. Ok. E il secondo brano ci farà, spero che confermerà un po' questa primo input che ho dato, e cioè tutte le frasi sono frasi fatte, che ci porta a un altro passaggio che dopo la lettura affronteremo, e cioè tutte le frasi sono frasi fatte perché tutta la realtà è fatta, o meglio, è falsa. E dunque non possiamo che avere frasi false. Ma mi fermerei su questo elemento. Leggiamo un altro brano e poi facciamo un passo ulteriore nell'indagine del testo. Spuntino, perché il libro è pagina 164. Faccio uno spuntino, è difficile sbagliarsi, è una cosa che so fare. Eppure sul tappo del latte di soia c'è scritto facile da versare. L'ho letto con questi occhi due volte. Facile da versare. Come può essere difficile? Si può immaginare migliaia di persone che in circostanze diversissime non riescono a versare il latte di soia, è troppo difficile, è un rompicapo in tutta Europa. Il tappo, toglierlo. Quando e quanto inclinare la confezione, si sbrodolano, il latte cade sulla giacca o verso l'alto, irrazionale, verso l'irrazionale, o inzacchera il pavimento, si immolano, il latte esplode, il latte di soia sulle pareti, un latte ominoso, omicida, fanno dei film, i militari fanno il saluto, la bandiera dell'Europa. Forse in migliaia telefonano, scrivono alla casa produttrice del latte di soia intimando
cambiare tutto, rivoluzionare la confezione, semplificare radicalmente tutto. I progettisti sono esterrefatti, exterrere, atterrire, facere, fare, poi avviliti, poi depressi. Alla fine tutto resta come prima, la confezione è, essa resta, sempre un parallelepipedo di cartone con un buco in cima, ed esso resta chiuso da un tappo. Però intorno al tappo c'è scritto facile da vessare. Nessuno telefona più, nessuno scrive più, quasi. Alcuni ancora telefonano, altri scrivono, a volte non gli stessi. Essi sono disperati. Allora, rimaniamo ancora in questo perimetro, che è quello della inesorabilità di un parlare, di un comporre frasi che sono sempre frasi fatte. Flaubert ha 9 anni, noi abbiamo una lettera di 9 anni, una piccola letterina a un suo amico Chevalier, in cui Flaubert dice quale sarebbe il mio sogno di scrittore a 9 anni, già 9 anni il sogno di scrittore. Il mio sogno di scrittore, che è nato in questi ultimi giorni, è poter trascrivere le frasi che una signora che viene a trovare mio padre dice tutte le volte che lo viene a trovare. Cioè, questo sarebbe il grande ideale, poterle trascrivere, perché credo che lì troveremo l'essenza della prigionia, della trappola del linguaggio. Allora, dobbiamo qui immaginare che il secondo passaggio compiuto da Marco Giovenale è che, utilizzando frasi, e cioè frasi fatte, cerca di innescare una sorta di rivelazione non solo dell'assurdità di tutte le frasi in quanto frasi fatte, ma anche della loro appartenenza sempre e comunque a un sistema di potere. Allora, qui suggerirei di leggere adesso subito, e poi parlo un po' di più, Tutta vita. Sì, che è all'inizio. Tutta vita. Vi ritroverete, spero, molto di quello che a cui ho accennato. Tutta vita. Dopo il semaforo è tutta campagna, dopo il semaforo è tutta enciclopedia, da qui in poi è tutta campagna, da qui in poi è tutta enciclopedia, da qui in avanti è tutto cambiato negli ultimi 30 anni, da qui in avanti è tutta enciclopedia, da 30 anni è tutta enciclopedia, passata l'enciclopedia è tutta campagna. Dopo l'enciclopedia c'è soltanto la campagna con il suo sapere enciclopedico di merito, quello diretto, le erbe, gli uccelli, gli insetti, è tutta campagna. Poi dopo 30 anni non c'è più campagna, da qui in avanti è solo enciclopedia di nomi. Da qui in avanti cominciano i nomi, gli insetti, le erbe, cominciano le ruberie, cominciano i ti faccio vedere, gli assessori. Da qui in avanti è tutto assessori, 30 anni tutto assessori. 30 anni fa non c'era neanche qui, prima qui era tutta campagna, città con macchie di campagna. Nella preistoria, prima, lo dice la parola, prima neanche a parlarne, prima della parola neanche a dirlo o a parlarne. Adesso nel cortile ci sono le galline, razzolano in 6-7, sono grasse e marroni. Solo adesso, da qui in avanti, è tutto cenozoico, animali ibridi, pezzi di vegetali, staccati, mischiati, una spora lì, un ramo qui, un corallo nel becco, una scansione inattuabile, irrealizzabile, dei pezzi che restano sconcertati sul tavolo, il tavolo anatomico, sull'inameno tavolo anatomico. Tra i pezzi respirano, c'è il respiro grosso nel cenozoico, si respira male, ballano le galline, bollono nella campagna, passano il vitto, passa uno, due, tutta enciclopedia, c'è poco cibo, si stanca, tre, si vede come intorno, come fosse intorno, saranno 6, 7, saranno 4, si vede come intorno, a un disco tutto è diventato enciclopedia, forse anche in meno di 30 anni, il disco si vede come intorno al disco. Allora, partiamo da qui, abbiamo detto, sono tutte le frasi che pronunciamo sono frasi fatte, anzi ci si accorge che si vive di frasi fatte. Non solo questo, è che la realtà era il grande desiderio che dava per scontato Flaubert, si sarebbe mostrata per quello che è, e cioè stupida. Cioè uno dei valori della realtà sarebbe stata la sua incalcolabile stupidità. Ma questa stupidità ha qualcosa di pericoloso. E qui, secondo me, è il secondo tema che attraversa oggettistica. E anche qui vi faccio un esempio, cioè parto da una genealogia. Walter Benjamin, comincio con lui, poi finirò con Duchamp. Walter Benjamin, che è stato anche un grande collezionista,
penso che tutti sappiate che lui come collezionista era un collezionista di libri per bambini, perché questo permetteva soprattutto un elemento di evitare, o meglio, aggirare la stupidità dei testi, perché tutte le frasi sono frasi fatte e stupide, e poter viaggiare attraverso le illustrazioni. Cioè l'illustrazione, il disegno, era una via di fuga. Tanto che riteneva che il bambino in realtà narra la storia e si narra attraverso le immagini. Ma non volevo dire questo, ma un altro elemento. Una delle collezioni a cui teneva di più Walter Benjamin all'interno della sua bibliofilia, una collezione che non aveva previsto all'inizio, cioè non pensava di farla, è accaduta, è quella di, lui la chiama bibliofilia, cioè meglio una biblioteca patologica. Cioè si rende conto che leggendo trattati scientifici, trattati di medicina, trattati di teologia, trattati di economia, trattati di storia, all'interno si annida, prende piede in maniera devastante, o in una tavola illustrativa, o in un indice, o in un capitolo, o all'interno di un capitolo, la follia pura. Cioè, sono, si potrebbe dire, che quello che sembrerebbe una terra protetta, la terra, la chiama la città di Tebe, inespugnabile, dei libri, all'interno di questi libri, lui trova l'avanzare, dice lui, a galoppo, a gran galoppo, della follia. E dunque, in un trattato di medicina, in un trattato di storia, adesso faccio dei piccoli esempi che porta Walter Benjamin, in un trattato sulle razze, in un trattato sul semitismo, in un trattato politico dal titolo Mein Kampf, in un trattato politico che può essere quello medico addirittura sulla dimensione criminale e biologica dell'omosessualità, Benjamin mi dice, ma allora tutto, un po' la Bouvard e Pécuchet, tutto è espressione di una follia totale. Lui all'inizio aveva raccolto dei testi di persone apparentemente normali, con famiglia, lavoro, eccetera, che sono riuscite, non sa come, a pubblicare dei libri totalmente folli. Per cui questi sono abbastanza identificabili. Benjamin a un certo punto cerca in un libro di un economista, in un libro, adesso lo so, è brutto fare degli esempi contemporanei, ma penso che sia abbastanza facile, possiamo prendere qualche libro importante oggi che è stato molto letto, di qualche politico, di qualcuno che si è dato alla politica, eccetera, leggiamolo come Walter Benjamin e lo metteremo nella collezione di un libro dove vige nella roccaforte della intelligenza della scrittura la stupidità e la follia. E in realtà questo poi è una storia della civiltà intera. All'improvviso Walter Benjamin si rende conto di un fatto. Ma forse l'intera storia della cultura e le intere biblioteche sono manicomi legittimati dove vanno altri a nutrirsi nell'illusione di andare a consultare dei sani. Allora, all'improvviso, tutto queste lingue, che sono lingue, come avete notato, non poetiche, trattati di economia, trattati di storia, trattati di medicina, trattati di teologia, trattati di religione, appartengono a un ambito totalmente psichiatrico. Basta avere la lettura per attenta per entrarci dentro. Leggerei a questo punto Facilitazione. Certo. Che è il primo testo. Che è il primo che testo. Trovate sul libro. Nel libro. Facilitazione. Per supportare tutto quanto sta dicendo Giuseppe, come se ce ne fosse bisogno, ma è autoevidente, l'epigrafe del libro, che viene da Jimi Hendrix, e il verso dice così: Your people I do not understand. La vostra gente io non la capisco, ed è sostanzialmente una delle poche frasi
pronunciate da questo alieno che si avvicina the third stone from the sun, cioè al, questo è il titolo della canzone, alla terza, al terzo pianeta a partire dal sole, che è la Terra. E quindi nell'avvicinarsi dice: io continuo a guardarvi ma non vi capisco. Allora, facilitazione. Perché la gente non si ammazzi, lì ci mettono le transenne, ci mettono le barriere, delle barriere. Fanno in modo che non si buttino, che ci pensino. È difficile scavalcarle, scavalcare i muri. Fanno anche dei muri, dei muretti bassi per le galline, per i movimenti degli animali piccoli, ma sono deterrenti, come dicono, per chi vuole buttarsi, per la gente se volesse casomai ammazzarci, se non è detto che non ci riesca comunque. Allora mettono delle reti solide, quelle della conigliera, poi degli animali più, per gli animali più grandi, un gibbone, due gibboni, mettono quelle che possono, alte, alzano le reti in modo che siano alte, fanno degli sforzi in modo che ci sia anche una distanza da dove si cade, uno spazio, come un gioco, un lasco, una specie di fossato che scavano, possono non scavarlo, magari c'era già prima, e loro ne approfittano, allora vanno molto indietro e allineano delle punte respingenti, altrimenti del filo spinato o elettrificato, oppure sia spinato che elettrificato, entrambi, in modo che la gente non possa ammazzarsi, che se vuole buttarsi giù, si prende la corrente, la scossa, salta in aria, frigge, lì brucia, non si butta e non può buttarsi, viene respinta, si attacca, come la pelle del pollo a tegame, e mettono un militare, mettono un militare ogni 7-10 metri con la baionetta, il fucile, la mitraglietta, la beretta, fa la staffetta per fare la guardia, perché spari se loro si provano, se provano ad avvicinarsi i piantoni, gli sparano perché non si ammazzi, non si ammazzino questi e quelli, uno non si butti giù, non ci pensi, per fare smettere la gente, smettere di pensare queste cose, bisognerebbe entrarle nel cervello per risparmiare tutti i muri, ringhiere, grate, i cordoni, i fili, i soldati, sarebbe più facile, forse è più facile. Ecco, in questo caso risulta molto evidente che per evitare che noi ci possiamo suicidare verremo ammazzati. Cioè, sì, è importante che sia evitato il suicidio, cioè, è importante che l'assunto non accada a qualsiasi livello. Walter Benjamin si suicida. Sembra una coincidenza in questo momento perfetta. Si suicida nel 1940. In una disperata e inutile fuga dalle SS, dall'inseguimento e dalla ormai certezza dell'incubo e dell'orrore della persecuzione e della sua sorte di ebreo. Ovviamente quel sistema che lo porta al suicidio, quel sistema che lo sta inseguendo come carne da macello, è un sistema che si è retto su trattati di storia, di letteratura, di ideologia, di una torre e di una città di Tebe con tutti i suoi crismi di professori, accademici, persone di carriera che hanno dedicato seriamente ai valori della Germania, ai grandi valori in quel momento dell'umanità, i loro scritti. Per la prima volta e l'ultima, perché sta per morire, Walter Benjamin ha l'intuizione che aveva intuito bene, ha la certezza della sua intuizione, e cioè tutto il sistema della scrittura è un sistema criminale, è un sistema di potere, è un sistema dove la scrittura non solo è fatta di frasi fatte, ma è fatta di frasi false e criminali. Orcain è già scappato negli Stati Uniti, è già scappato anche Duchamp, che è andato in America. E vorrei chiudere, qui poi do la scelta, perché qui c'è l'imbarazzo della scelta, a Marco, con un'opera fondamentale di Duchamp riguardo a questo problema della lingua. Allora, intanto credo che una delle cose che più amo di questo libro di Marco Giovenale è questa sua funzione di copista, riassumo brevemente, e cioè è colui che non fa nient'altro che ricopiare volantini, detti, il nostro continuo chiacchiericcio, questo chiacchierare che diventa e sembra avere una dimensione criminale. Il secondo elemento è la necessità e l'urgenza di uscire dal senso. Recentemente ho letto una intervista a Elio Pagliarani del 1992,
dove Pagliarani a un certo punto dice questo: la funzione, sta parlando del linguaggio e dell'opera poetica, la funzione di non servire a nulla è in assoluto una funzione contro il potere, contro la programmazione. Bisogna tenere aperta la porta all'errore o al non far nulla, che è una funzione vitale, fondamentale per la libertà umana, la possibilità dell'errore. Duchamp ebbe un sogno: riuscire ad abitare, a creare l'insensatezza assoluta. Non so se conoscete, purtroppo è difficile da conoscere per un motivo, perché è intraducibile chiaramente, per cui la si può leggere solo in francese, un'opera di Duchamp che si intitola Appuntamento per domenica, 6 febbraio, sembra un titolo alla Marco Giovenale, Appuntamento per domenica 6 febbraio 1916 all'1:15 del pomeriggio. Questo è il titolo dell'opera. Si tratta di 4 cartoline scritte a macchina che lui spedisce come opera ai suoi migliori collezionisti, gli Arensberg, quelli per cui oggi a Filadelfia c'è Tandonè, eccetera. Sono 4 foglietti con un dettato, scritti dal copista Duchamp, accompagnati da una lettera in cui Duchamp dice una cosa. Sono 4 dettati in cui credo di aver raggiunto l'insensatezza assoluta. È stata l'opera più faticosa che ho fatto, la più difficile. Ho il timore comunque che sia fallita, perché noi non ci liberiamo dalla dittatura del senso e del significato. C'è da dire un fatto: quest'opera, Appuntamento, il febbraio, all'1:15, il titolo è precisissimo quanto assolutamente incomprensibile il resto, non ha traduzioni perché diventa impossibile. Sia chiaro, questa insensatezza viene raggiunta all'interno della griglia carceraria della lingua, cioè soggetto, predicato e predicato verbale, cioè nel senso che è chiaro, l'insensatezza va raggiunta all'interno della prigione, perché altrimenti andremo nel significato della follia, che diventa un'altra prigione. Questo ci ha insegnato Pirandello, non è che se adesso io faccio una scena in consulta davanti alla recita che stiamo facendo qui, che è la recita, la presentazione di un libro, mi salvo. Direte semplicemente: il caldo, purtroppo Guerrera l'ha provato, probabilmente l'ha sentito, è uscito fuori di testa, dovrà calmarsi, diamo un po' di zucchero, eccetera. Non è che io mi libero assolutamente da questa trappola in cui sono in questo momento e dove siamo tutti normalmente nella recita della nostra esistenza. E dunque Duchamp dice: se io ti do un soggetto, il treno, qualsiasi verbo e predicato voi troviate avrà senso, o meglio avrà significato, e questo è tragico. Dunque in Duchamp abbiamo una percezione straordinaria, la percezione che noi siamo prigionieri non del linguaggio, ma della struttura del linguaggio che ci siamo dati e non riusciamo a uscirne. Uno dei meriti del comico, dell'ironico, del testo, devo dire molto divertente da leggere, di Marco Giovenale, di oggettistica, è proprio questo continuo lambire un territorio beato, che è un territorio dove la domanda del lettore dovrebbe essere: ma che serve, sto leggendo, che cosa significa? Ah, ho fatto una prova. Quando è uscito il libro erano gli ultimi giorni in cui stavo in classe, insegno in un liceo, e a un certo punto ho portato questo libro e i miei ragazzi mi hanno detto: cosa sta leggendo? Dico: sto leggendo un testo di un poeta, poeta perché era meglio come definizione, non potevo dire prosa in prosa, diventava veramente troppo complicato. Sto leggendo un poeta di cui sono anche molto amico e che ammiro molto, Marco Giovenale, ma ci legge qualcosa? Sì, e ho cominciato. Perché la gente non si ammatti, lì ci mettono le transenne, ci mettono le barriere, delle barriere, fanno in modo che non si buttino, che ci pensino. È difficile scavalcarle. Ah, le prime reazioni non ho potuto registrare, l'avrei dovuto registrare. Questo è ubriaco. Fantastico. Cioè,
giovani, d'avanguardia, senza problemi, mentre andavano avanti. Professore, però queste lui le ha scritte dopo che aveva bevuto. Un altro alza la mano, interviene e dice: questo era strafatto. Cioè, questo era veramente. Allora, loro, questo è grave, non avevano la chiave. No, certo. Non avevano la chiave di quella forma di ribellione e di rivolta che è una rivolta linguistica, che è una rivolta sintattica e grammaticale. E cioè sentivano questa libertà, questa sorta di rivolta interna al testo, come eccessiva. Scandalosa. Certo. Talmente scandalosa che in effetti poi è successo questo. Abbiamo fatto la lezione, ho lasciato il libro. Alla fine della lezione, mentre davo i compiti così, qualcuno si è avvicinato. Non c'è... No, è matto però. Allora, ottimo. No, devo dire, per questo punto, anche se ovviamente per me non consolante, perché avrei voluto il contrario, cioè avere dei giovani lettori che dicono: ah, questa è la lingua che vogliamo noi, questo è quello che vorremmo noi, mentre invece noi abbiamo un'educazione al senso, cioè abbiamo un'educazione a formulare perfettamente e solo frasi fatte. E questo è uno degli elementi che mi colpisce in positivo di questo testo. Allora, ti direi di leggere, o pongo una domanda, d'accordo? Sì, allora sta a pagina 121, sì. Oppure ancora meglio 105, perché prende un po' in giro, sì, i romanzieri, gli scrittori, gli intellettuali. Sì. Allora, 105, si intitola Romanzo. Romanzo, non lo posso leggere tutto, chiaramente, okay. Non faccio una parte. Però... Allora. Romanzo. Sto per completare il romanzo è quasi finito, il romanzo è finito, mi accingo a scrivere un romanzo, il mio romanzo sta per essere pubblicato, il mio primo romanzo, il secondo romanzo, quando ancora non avevo scritto il mio primo romanzo, quando avrò scritto il mio primo romanzo senza il romanzo, con due romanzi nel cassetto, dormo con un romanzo sotto il cuscino, il romanzo e la poesia sotto il romanzo, preferisco i romanzi alla poesia, la poesia soprattutto, ma non sopra il romanzo, sotto il cassetto del romanzo, preferisco la poesia ai romanzi, non mi piacciono i romanzi romanzi, ma i romanzi sì, e non mi piace la poesia in cui il romanzo si gioca ai dadi, io leggo soltanto romanzi, mi manca una decina di pagine e poi ho finito il romanzo, sto leggendo un romanzo, da quel romanzo è stato tratto un film, dal mio romanzo verrà tolto un film, poche righe ancora, il romanzo è finito, è la fine del romanzo, non ci sono più romanzi, la gente non scrive più romanzi, la gente non legge più romanzi, la gente legge solo romanzi, i romanzi hanno egemonizzato la letteratura è fatta solo di romanzi, esistono solo i romanzi, senza romanzi non si sa cosa si potrebbe leggere, non ci sono più romanzi di una. Dove sono finiti i romanzi di una? Ci sono troppi romanzi, scrivono solo romanzi ottocenteschi, scrivono solo romanzi come si scriveva una volta. Ancora il romanzo del Novecento, ancora il romanzo del romanzo, ancora il Novecento del romanzo. E quanti romanzi? Ma perché leggi romanzi? A te piacciono i romanzi, a me piacciono i romanzi, un romanzo con pezzi di romanzo dentro, un romanzo a romanzo, al sapore di romanzo o di film, un romanzo espulso dal partito, un romanzo eretico e sconveniente, sottoposto a romanzeschi controlli di polizia, ella riceve un romanzo in dono, questo romanzo è giallo. Non risparmio il resto. E forse è il testo più romanzesco del libro e quindi più diciamo interminabile. Io ringrazio moltissimo veramente le annotazioni che Giuseppe ha voluto dedicare a questo libro e il suo favore, insomma, che per me è particolarmente significativo, anche perché, come ha detto lui, è stato un po', diciamo, vicino alla formazione del libro da molti anni, ecco, insomma, il libro l'ho iniziato a scrivere nel 2013, però, diciamo, l'arco di tempo poi è stato molto lungo prima di vedere la pubblicazione, e da un punto importante in poi Giuseppe è stato un interlocutore importante, un osservatore attento anche delle fasi intermedie di scrittura. E mi ha colpito moltissimo, lo voglio dire prima di passare la parola a Valerio, che sicuramente vorrà aggiungere alcune cose, mi ha colpito moltissimo la lettera di Flaubert, la lettera del Flaubert novenne, che appunto dice che la sua grande aspirazione sarebbe quella di trascrivere quello che dice, magari cose banalissime, questa signora che viene a trovare il papà e chiacchiera, eccetera. Perché mi colpisce così tanto? Perché 20 anni dopo la sua morte circa, due eventi importanti scuotono un po' l'edificio letterario occidentale. E sono uno, la lettera di Lord Chandos, e chi ha seguito le lezioni del centro scrittura sa benissimo che sono un po' due mie ossessioni, queste che sto per dire, di Hugo von Hofmannsthal, che esce nel 1901.
E l'altra cosa sono le Epifanie di Joyce, che diciamo occupano lo stesso periodo di tempo, tra il 1901-2, soprattutto 1902, e il 1904. Che cosa dice Hofmannsthal nella lettera di Lord Chandos, in cui questo autore si rivolge, scrive una lettera in cui appunto diciamo manifesta il proprio dolore, la propria sofferenza. Che cosa consiste questa sofferenza? Questa sofferenza consiste nel non essere più in grado di afferrare la realtà, di non essere più in grado di afferrare linguisticamente la realtà. Cioè dice, qualsiasi frase che io io esprimo, qualsiasi frase che emetto, mi sembra assolutamente, usa questa parola, inverificabile. Il tal personaggio è disonesto, il tal altro è un bravissimo padre di famiglia. Mi sembrano tutte cose che non hanno possibilità di verifica, che sono pressoché campate in aria, su cui non posso veramente contare per afferrare, per agguantare la realtà del mondo. Prima cosa che dice. Seconda cosa, nello stesso tempo in cui dice questo, si rende conto che in certi momenti che lui non sa definire, che lui non sa, come dire, non gli sa dare una data di nascita, una causa scatenante, si manifesta in lui l'improvvisa emergenza del significato, del senso, come una specie di brillio nella notte, appunto, del linguaggio in cui tutti siamo immersi. E quali sono queste cose? Sono appunto delle poesie straordinarie, sono delle opere mirabolanti, sono dei dipinti favolosi? No, può essere l'improvvisa visione che sospende il mio sguardo in un attimo di incantamento di un secchio rovesciato nell'erba, oppure di un animale. Ci sono dei momenti aurei che per qualche motivo concentrano in sé tutto quel senso, tutto quel significato che dal linguaggio è stato invece sottratto. E questa cosa, questa duplice realtà, a me sembra dare il là a tutto il Novecento. Non solo per il discorso sulle frasi fatte che abbiamo appunto affrontato, ma anche perché appunto si incarna, per esempio, proprio nel lavoro di James Joyce. Joyce, quando scrive le sue Epifanie, allora, le Epifanie vengono da Giorgio Melchiori, che l'ha studiato più di altri come anglista, suddivise in Epifanie narrative ed Epifanie drammatiche, cioè Epifanie narrative che raccontano con una sorta di prosa lirica degli eventi o degli accadimenti a cui lui ha assistito, che sono molto fortemente diciamo romantiche, diciamo un po', se ci ritroviamo, forse il poeta più che il prosatore Joyce. Mentre le Epifanie drammatiche, cioè quelle che in qualche maniera si incarnano in frammenti teatrali in cui ci sono dei dialoghi, delle battute, degli scambi di battute, sono in realtà il primo forse esempio novecentesco di eavesdropping, cioè di ascolto involontario di conversazioni le più assolutamente banali, assurdamente banali. E questo mi fa pensare veramente alla registrazione del banale, dell'assurdo, dell'assolutamente insignificante, che però per Joyce rappresentano, diciamo, uno scatto in più, quello scatto proprio lì lo va a cercare, che invece il linguaggio normalmente non riesce a trasmettere, non riesce a comunicare, perché il linguaggio, proprio come Hofmannsthal, ha perso la sua presa sul mondo. Questo secondo me dà veramente il là al Novecento, e soprattutto viene ripreso in un'altra arte che spessissimo succede, questa cosa che praticamente degli input, delle scintille strepitose vengono raccolte non dall'arte che l'ha prodotta, ma da un'altra arte, è appunto quella di Duchamp, che appunto non si perita di uscire completamente dall'ambito del retinico, quindi del visibile, e comincia a far in noi sorgere tutta una serie di dubbi invece che di certezze, appunto su quei singoli lemmi che noi chiamiamo opere d'arte. E quindi ringrazio doppiamente Giuseppe, e poi dopo confabuleremo sulla bibliografia flaubertiana, e passo invece la parola a Valerio. Sì, io dopo l'intervento di Giuseppe, che cosa posso dire se non cercare esaustivissimo. Posso soltanto agganciarmi a alcune cose dette, ecco, quella detta da Marco da ultimo, perché la riflessione che stavo facendo di nuovo ascoltando quello che diceva Giuseppe, è certo, Marco Giordano Gettistica ci aiutano a svelare il ridicolo e la stupidità che sta nel mondo. Tra l'altro ti ringrazio della lettera di Flaubert, di cui non ero a conoscenza, e quindi un autore che già amo, lo amo ancora di più, perché non immaginavo che 9 anni potesse
già avere le idee così tanto chiare. Supponiamo che questa chiave arrivi, passi magari addirittura ai ragazzi del liceo, riescano a capire che non è follia, non è ubriacatura quella di Marco, ma è semplicemente un gesto di rivolta, cioè il farci capire che non è altro dalla realtà naturale, ordinaria, quella che c'è scritta qua dentro, ma è la stupidità e il ridicolo intrinseco alla realtà stessa e al linguaggio che la esprime. Quindi vediamo con occhi diversi la realtà, non è che abbiamo gli occhi ubriachi o drogati, cioè la realtà stessa che in qualche modo. Supponiamo che riesca, questo è il punto, no? Riesca questa operazione, questa chiave di lettura passi, vivremmo in uno stato di, certo, difficile suggestionabilità, no? Siamo, e questo è già qualcosa, no? Siamo meno soggetti a quegli dispositivi di potere che passano attraverso l'installazione degli automatismi linguistici nella nostra testa, vero? Però vivremo in uno stato perenne di incredulità, di diffidenza, che già di per sé non fa male, però è uno stato che potrebbe sembrare una sorta di operazione di destruence costante. E qui mi leggo a quello che ha detto Marco da ultimo, perché c'è pure un elemento invece costruttivo in tutto questo, quello che liberarsi di un automatismo, scorgere quell'epifania che appare nel momento in cui è disinnescato un dispositivo automatico, cioè un'ordinarietà passata come naturale, c'è una sensazione eversiva di liberazione e anche di gioia, di felicità, di rivelazione. Questo c'è in qualche modo. E quindi, tutto sommato, a fronte di questa incredulità, che pure è sana, perché è, diciamo, quello stato anarchico che non ci consente di essere facilmente manipolabili, però possiamo anche riuscire a guardare quella stessa realtà disinnescata con quegli occhi nuovi e unici che sono quelli che ci fanno emergere l'aspetto epifanico della realtà, che è comunque qualcosa di in più, c'è un valore ancora aggiunto, che in qualche modo è quello a cui facevi riferimento con la questione delle epifanie, e quello a cui arriva Chandos alla fine della sua lettera, che non finisce nichilisticamente per dire non mi posso più esprimere, non c'è più niente da fare, il linguaggio non basta, non serve più. Talvolta accade senza che nemmeno io possa saperlo, senza che posso andarmelo a cercare, ma semplicemente perché questi occhi nuovi, tra virgolette, che ho, mi consentono di poter vedere ciò che prima non vedevo e che si manifesta in un modo che mi dà un sollievo, mi dà una gioia, una felicità, in qualche modo mi dà una forma di esaltazione. Quindi c'è anche questo aspetto che mi pare comunque importante, ma io non, che altro posso aggiungere a quello che stavo già detto se non questo? Quindi, non so, Marco, Giuseppe? No, io molto pragmaticamente suggerirei qualche lettura, cioè nel senso darei alcune indicazioni di una, terminerei la genealogia che abbiamo fatto con degli autori che stanno dentro, dietro, accanto a Marco Giovenale. Secondo me sono, in ordine sparso, cioè non c'è una classifica, Corrado Costa, per cui l'invito a leggere Corrado Costa, a leggerlo, perché è forse stato uno degli scrittori che più hanno smascherato l'inganno della lingua. Sono sospettosi nei confronti del linguaggio. E tenete presente che quando Bouvard e Pécuchet fanno i copisti, decidono di copiare sia il chiacchiericcio della domestica sia la lezione accademica. Non c'è differenza. Sono solo frasi fatte. Il secondo, e questo credo che sia familiare a tutti, forse uno dei più grandi maestri di insofferenza nei confronti del parlare, è Gadda. Credo che sia molto molto presente. E il terzo, e ci avviciniamo ancora di più come con Corrado Costa, Nanni Balestrini. Nanni Balestrini che ha fatto della copiatura di essere un copista. Direi che copista può essere una categoria della scrittura del Novecento, cioè coloro che si mettono come dei piccoli Boulevard e Pécuchet in una prospettiva novecentesca a ricopiare, a registrare, semplicemente riportare il parlare del mondo per poterne rivelare l'indicibile inautenticità. Ecco, queste credo che ci si riconosca in questi autori. Sì, assolutamente. Grazie. E anche, aggiungerei anche, ma è sicuramente tra i pensieri di Giuseppe, perché è stato uno dei amici autori più vicini a
Giuseppe e Carlo Bordini in una quantità insomma di sue opere. E, leggerei un testo un pochino più lungo e uno più breve. Allora, il primo si intitola Da teatro di prima. Pagina? E lo trovate a pagina. Tanto c'è dei numeri in grassetto e leggo malissimo, non so, 46? 48. 48. Allora. Omnis sapientia adeo. Dall'ospedale si esce con un bizzarro movimento a U intorno alla cancellata di perimetro. Si tratta di dirigere il discorso, rendersi liberi dalla guerra. Si tratta della debolezza di capire, si tratta di aggiungere le cose o di raggiungerle, è poco chiaro. Comunque si tratta di far rientrare la carta nella tasca. La situazione cambia con la guerra, con l'inizio della guerra, con la continuazione della guerra, con la fine della guerra. La situazione cambia con il dopoguerra, cambia con la ricostruzione. La situazione cambia con la situazione. Cancellatura iniziale. Si tratta di tornare indietro di pochi anni e di parlare lentamente per dare modo ai tecnici e agli storici di prendere appunti, vedere bene le bombe, le linee della contraerea, fare una cartina sulla rete dei tubi, sulla rete dei corridoi. Si tratta di spostare dei segni di luogo, sempre più di lato, fino all'uscita dal campo ottico. Cosa sono le mattine? Cosa sono gli esiti delle piccole malattie, dei piccoli animali su uomini e cose? La situazione cambia dopo, la situazione cambia dopo le malattie dell'infanzia, la situazione cambia dopo l'invenzione dell'alfabeto, infezione, la situazione è presa seriamente dai radiotelegrafisti, c'è un mormorio, è il mormorio delle foglie, è quello delle frequenze. Dicono di dover iniziare, ogni inizio deve anche dare il quadro di quanto segue, le molle a spirale nell'orologio saltano fuori e svoltano per spiegare precisamente, più precisamente, il tracciato temporale. Si tratta anche di capire la differenza. Se scatti una fotografia, stacchi l'orchestra dagli stalli, dall'incavo. Il timbro non colpisce soltanto, ma si sospende, stacca, cioè va in alto. Si tratta di capire se questa latenza, a sua volta, timbra e marca qualcosa e cosa. Ci si china sui blocchetti, non è ancora lo scatto dell'orologio, della chiave, ma la latenza di tempo sottile prima, prima dello scatto. È pieno di pezzi di scacchi, la scacchiera è gremita, tutte le caselle tranne una sono prese, i pezzi sono tutti cavalli, solo cavalli, si tratta di capire se ci sarà modo per tutti di muoversi, essendoci solo una casella utile. Il treno continua a tardare nella spira, l'ecfrasis è interdetta perfino da prima, senza tacca per far leva sulle valve di sbloccaggio, le situazioni non sono mai trasparenti, il periodo di piombo procede da un periodo di piombo. E a pagina invece 174 ho trovato un testo che forse è più recente scritto di questo libro, che si intitola Essere ittiosauri nel primo quarto del XXI secolo. Zero. Una zuppiera di brodo contiene una zuppa di coccio. Ecco spiegato l'ittiosauro. Uno, anche l'ultimo. Ognuno di noi incontra l'ittiosauro una e una sola volta nella vita. Quasi tutti non si accorgono dell'incontro, che non capiterà mai più. La polizia ha circondato l'edificio e non fa nemmeno in tempo a lanciare l'ultimatum «Vieni fuori con le mani in alto», che subito la stessa polizia, tutti i poliziotti, i gendarmi escono con le mani in alto fra le risa dell'ittiosauro che a sirene spiegate fugge con l'auto del commissario. L'ittiosauro non è fragile, è una fragilità che qualcuno può avere. Sì, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, curiosità, perplessità, approfittiamone. Chi rompe il ghiaccio? Qualcuno di voi in prima fila, vi vedo. No, curiosità no. Mi pare che sia molto più costruttivo che non so che sia istruttivo. Un attimo, facciamo arrivare il mio. Ecco. No, nel senso che tutta questa storia del linguaggio che ci imprigiona, c'è un testo famoso di Stisinium Bedeutung, il linguaggio ci imprigiona con la sintassi, ci imprigiona con i significati delle parole, ma questo non significa che non possiamo che restare in un universo di senso. A me sembra che lui costruisca un profondissimo universo di senso facendo cozzare
diciamo, la parte banale del linguaggio per un gioco di contrari che affossano il senso comune ma aprono a un'apertura di senso che è la struttura di potere del mondo, la violenza del mondo. Tra l'altro qua si parla di oggettistica, ma ci sono parecchi esseri umani in giro. Nel terzo testo lui si mangia tutto il pubblico, compresi cappotti, scarpe, alfabeti, eccetera, eccetera. Quindi c'è il discorso del disagio esistenziale. Quindi, come dire, in maniere diverse, simbolisti, Joyce, l'Epifania, il discorso è sempre di uscire da una prigione di senso dato per aprire un universo di senso possibile. E tra l'altro è interessante in alcuni, penso che lui vada non per destrutturazione, cioè la linea di Gadda io non la vedo per niente, cioè essendo che lui gioca sul linguaggio banale, lui va per collage, per derive, per accumulazioni, quindi per un gioco che è tipico del grottesco e dell'assurdo, che è quello di accumulazione del non senso per collisione dei pezzi, e quindi questo mette tutto nella linea dell'assurdo, diciamo, mi sembra. E poi un'altra cosa, sì, ok, la follia nei testi, però senza esagerare, ci sono anche teorie sulla fenomenologia, ci sono testi che non sono folli, ma rientrano in un universo di senso altro, in tutti i campi. Quindi c'è sempre una battaglia tra un universo di senso e un universo di non senso che mutano a seconda dei momenti della storia. No, volevo dire una cosa molto semplice, diciamo così, sul flusso che ci avete dato, che tu hai dato a partire dal libro, Giuseppe con i commenti, con le letture, e è una cosa straordinaria perché si passa attraverso degli arcani o a dei misteri nel senso di ignoranza, per esempio rispetto a Duchamp delle cose che sono state dette io non le sapevo, alcune cose di su Bouvard e Pécuchet non le sapevo e tante altre, quindi è stata una sorta di navigazione abbastanza particolare, senza appigli e contemporaneamente con i piedi per terra, paradossalmente si è volato alto e a un certo punto uno non capiva più dove stava andando a parare, anche se diciamo il panorama era chiaro. Volevo soltanto dire una cosa personalmente, e tra le cose che sono state dette e che periodicamente vengono dette, anche perché c'è stato qualche cosa di piuttosto, diciamo così, come dire, combattuto tra loro due, Sanguinetti e Pasolini. E io sono sempre, come dire, in una sorta di equilibrio instabile quando mi devo rapportare alla grandezza di questi due poeti. Siccome mi sembra di aver capito, anzi sono sicuro che voi siete più capaci di approfondimenti analitici, sicuramente più capaci di me, che ne credo di averne viste e sentite di tutti i colori, e questa sera in parte me lo avete confermato, volevo chiedervi che cosa potete dire a proposito di, chiamiamolo, di questo dualismo tra Sanguinetti, perché Palestrini viene salvato sempre. Perché Sanguinetti qualche volta non viene salvato, o perlomeno non si capisce dove sta? C'è Laborintus, che è una grande opera della poesia italiana, lui l'ha scritta da giovanissimo, la cosa migliore che ha scritto è quella, poi ne ha scritte tante altre, si può discutere. E allora volevo capire un attimo, anche brevissimamente, il vostro pensiero su questi due. Allora,
spezzo una lancia a favore del di Gadda, nel senso che la cosa che credo che abbia colto il discorso di Giuseppe sul riferimento a Gadda sia diciamo la natura di Flannery della scrittura, che è quello che poi innerva tutto il lavoro sintattico microtestuale di tutte le opere di Gadda, ma anche strutturale, macrostrutturale, pensiamo insomma, no, al disperdersi delle tracce di indagine del pasticciaccio che finisce nella campagna romana e non si sa dove va a finire. È un po' quello che sostanzialmente tenta in 64esimo di fare questo libro. Invece Sanguinetti e Pasolini, allora io scherzosamente tutti gli anni verso il 31 dicembre, il 1 gennaio faccio un post ricordando alle persone che noi non siamo nel 2023, 2024, 2025 saremo, ma nel 1957, perché la poesia italiana e i critici italiani di poesia riportano tutto sempre. Comunque io ricordo una conferenza terrificante a cui assistetti addirittura nel 2004, quindi 2003 forse, quindi 21 anni fa a Firenze, in cui appunto tutto insomma il panorama della poesia italiana veniva ridotto a quel dualismo lì, cioè da una parte la neoavanguardia o comunque tutto ciò che dalla neoavanguardia in qualche maniera con diversità anche enormi procede, e dall'altra invece lo sperimentalismo pasoliniano. Quindi tutto quanto rientrando in quel fascicolo di Officina in cui questa polemica in due fascicoli di Officina si spendeva. A mio avviso già in realtà è tutta la fine degli anni 50 e dal 1961 meglio ancora in avanti che i discorsi vanno fatti proprio su tutti gli altri piani, e questo libro cerca appunto di testimoniare del fatto che probabilmente in un contesto anche mondiale di poesia, di scritture, di prose contemporanee che affrontano tutti altri parametri rispetto a quelli che governavano l'Italia del 1956-57-58, ecco, forse appunto c'è un po' da ricalibrare da parte della critica, non da parte dei lettori. I lettori lo sanno benissimo, vanno in scaffale, questo mi piace, questo no, non pensano a Pasolini e Sanguinetti. Ecco, c'è forse questa necessità, e quindi io lo riporto più un discorso di cambiamento di indirizzo dei critici, dei direttori di collana che a volte risalgono a, cioè hanno delle idee che risalgono a quella diatriba lì. Sì, concordo con quello che ha detto Marco. Aggiungo solo, il buono è che abbiamo la registrazione, per cui possiamo fare i copisti di questa registrazione. E lo dico anche nell'intervento. Se lei farà il copista del suo intervento, si accorgerà di come è perfetto nella linea che abbiamo sviluppato. E cioè risulta quasi in maniera prodigiosa una prova del 9, della impossibilità, se non di stare dentro queste strutture. In questa maniera. Cioè nel senso, se io mi sono un attimo estraniato e ho detto quasi ironicamente che siamo ancora di nuovo qui intorno, dentro di noi, come Bouvard e Pécuchet, non riusciamo a uscirne, d'accordo, anche per la velocità dell'intervento, eccetera. Certo. Però non è male. Non è male. Forse è uno dei momenti che va perfettamente con quello che abbiamo cercato di tracciare, no? In questa maniera. Poi per il resto concordo con Marco. Erano delle divisioni che erano comodissime in quel momento e che facevano parte delle finzioni. La domanda mi viene in mente tra gli autori: il teatro dell'assurdo non ce lo metti Ionesco? Senz'altro. Sì, però era per rimanere, dato che abbiamo fatto Flaubert, Duchamp, per andare in una linea italiana, d'accordo? Okay. E poi perché se uno legge in una chiave di frasi, ad esempio, tutti gli interrogatori che vengono fatti nel palazzo di Via Merulana, del pasticciaccio hai praticamente oggettistica spianata davanti, squadernata davanti in una maniera impressionante, per non dire la descrizione delle ville, il mercato, nella cognizione del dolore, tutte le ville con le definizioni di come sono le finestre, i tetti, eccetera, che sono riportati dai cataloghi del tempo degli architetti per vendere e presentare, e ognuno presentava la propria casa, la propria villa, questa specie di fallo, no, che lui odia, eccetera. No, per cui
no, lavoro sulla lingua è diverso, il lavoro sul catalogo. Sì. L'insofferenza è forte, però, no? per la stupidità umana. Io volevo fare una osservazione in risposta alla questione posta, per cui non si può uscire dal linguaggio, certo su questo mi pare che siamo d'accordo, però mi pare di aver capito dall'intervento che alla fine neanche dal significato in qualche modo ci può uscire, cioè nel senso... Dal senso... Non si può uscire, in che modo questo libro cerca secondo me di non uscirne in modo diverso rispetto ad altri precedenti tentativi. Se non ho capito male, la questione di Flaubert era cataloghiamo tutta trattati, insomma tutta questa biblioteca di scritti che manifestano la stupidità umana, tranne la poesia. Capito bene che lui teneva fuori la poesia, per esempio. Se prendiamo in senso lato poesia come quel residuo di significato che non può comparire all'interno di questo catalogo perché lì sta un significato più vero, autentico, alternativo, qualcosa a cui guardare per, voglio dire, spostarci dalla stupidità per arrivare a una forma di intelligenza linguistica, come se fosse un, come dire, una sorta di tesoreria di significato alternativo a cui guardare, a cui attingere per rimanere nel significato spostandoci dalla stupidità del significato ordinario. Mm-hmm. Questo libro questo però non lo fa, cioè questo mi sembra una differenza considerevole, no, perché non ritiene che la poesia sia un bagaglio di significato alternativo a cui attingere per, anzi, cioè nel senso mi pare che questo libro superi del tutto questa ipotesi, vuole restare nell'idea di un senso senza significato postulando che la poesia non è più quel bagaglio di significato alternativo, autentico a cui guardare per trovare una liberazione come nei tentativi precedenti, anche quelli della nuova guardia in un certo senso. Qui io ce ne vedo uno scarto, Marco, no? Cioè anche, voglio dire, nell'aspetto programmatico, cioè il ribadirlo che questo è un libro che non contiene poesia, che non vuole contenere poesia, vuol dire prendere le distanze da quella ipotesi. La poesia non era il mio orizzonte di senso. No, però questo è per dire, per portare un esempio, come dire, cioè mi pare che questo libro cerchi radicalmente di rimanere in un senso senza significato, non immaginando, non ipotizzando che esista una riserva di significato altra. E questo mi pare abbastanza inedito rispetto anche a certa storia precedente che pure in qualche modo lo prepara, no Marco? Sì. Se vorrei citare due cose, certo. No, rispondi pure. Diciamo che sì, la vedo un po' così anch'io. Se riportiamo il discorso a quello che Pippo Di Marca effettivamente accennava prima, cioè quindi a questo contesto in cui alla poesia, a un certo tipo di poesia viene attribuito, diciamo, il luogo la definizione di luogo del senso, luogo in cui elettivamente il senso si manifesta, c'è un grosso problema in Italia. Ecco, è questo, e quindi è sempre più difficile non riscontrare anche in poesia in Italia quello che giustamente ha elencato in maniera impeccabile Giuseppe, cioè un elenco di frasi fatte, anche se non sono frasi fatte nel senso del qui era tutta campagna su cui io gioco, però sono le frasi fatte della scrittura tipica di un certo Novecento. Ma a me non pare proprio che in questo libro l'orizzonte, il bersaglio sia la poesia, perché questo libro contraddice anche la narrazione. Certo. Cioè non è né poesia né narrazione, e infatti è prosa, cioè, in prosa, è esatto, prosa critica, esatto. Cioè è prosa critica, cioè è una cosa decostruttiva che apre un orizzonte di senso critico, cioè mostrando la stupidità del sociale, la violenza del sociale, si apre un orizzonte di senso che poi richiede forse un altro linguaggio per costruirlo, ma il senso del libro non è costruire, è costruire la decostruzione, cioè mostrare in un senso di certe strutture di potere, di violenza del mondo, eccetera, certo, eccetera. Certo, certo. Quindi non è la poesia come compagnia, simbolismo, mondo alto, impalpabile, certo. Per un'altra roba. Volevo citare due testi che sono stati citati, sfiorati forse, Epifania di Joyce
E c'è un testo che è iperepifanico, che è Giacomo Joyce, certo, che è un testo molto poco conosciuto, che Joyce lascia lo stato manoscritto, 8 fogli da disegno, con 50, diciamo, epifanie, e delle epifanie fa un sistema. Questo sistema fa sì che praticamente nessuna di queste epifanie abbia un senso in sé specifico, rinvia un senso, no, che nessuna ha di per sé, che è all'insieme di questo testo, che rinvia al vuoto, che rinvia al bianco. Tant'è vero che, diciamo, è un testo particolare perché, per il modo in cui è scritto, che graficamente questi 50 segmenti sono distribuiti in maniera assolutamente incongrua, diciamo, con spazi di vuoto molto ampi che non si ripetono mai. Ma è un bianco e un vuoto che non ha senso, non ha un senso, ma che permette all'insieme di tutte queste epifanie di rinviare un senso che nessuna di esse comporta. E quindi questo libro in qualche modo non è scritto, rinviano a qualcosa che non può essere scritto, ma che ha senso. E l'altra è Finnegan's Wake, che è forse diciamo, il progetto di Flaubert realizzato. Cioè, nel senso che lì ricorda un piccolo episodio di cui si narra, che Joyce, mentre scriveva Finnegan's Wake, entra apre la porta. La cameriera dice una frase e lui la trascrive, cioè la mette all'interno del testo. Quel testo che non ha un senso, non si può dire che abbia un senso. Il lettore ideale di Finnegan's Wake era il lettore che si addormentava, no, di fronte a come ascoltare un fiume di cui non si sapevano dare note esatte, eccetera, eccetera, ma che si addormentava di felicità. Un altro testo che non è scritto. Perché anche in questo caso noi abbiamo una oscillazione continua tra bassa e alta entropia della scrittura, che fa sì che praticamente, se noi lo ascoltiamo, tutti noi ascoltiamo un testo diverso. No? Perché anche in questo caso, come Giacomo Joyce, ma in maniera assolutamente diversa, tu hai un testo che non è scritto, ma il cui significato viene rinviato dalla scrittura stessa. Certo, bellissimo il riferimento a Giacomo Joyce, e poi anche, se vogliamo, a tutto quello che Joyce ha messo poi in Getto di Dublino. Sì. Soltanto che lì lo immerge, lo scioglie talmente a fondo nel tessuto sociale che veramente avvelena il tessuto sociale. Cioè ogni episodio di Getto di Dublino è la matematica dimostrazione che l'intera vita è una frase fatta, ecco, sostanzialmente. E sono epifaniche anche quelle. Assolutamente, in questo senso. Sono epifanie che inquinano in maniera velenosa il testo. Vi lascio perché, insomma, giustamente Masud ci segnala che siamo un po' con 3 righe che dicono così, pagina 182, ma sul gioco. È tutto molto chiaro, si tratta di frasi, faccio delle frasi. In letteratura spesso non ci sono frasi, ma idee. E le frasi sono pervase di idee. Io non ho idee. Grazie a Marco, geniale, oggettistica, ricordiamo Big Edizioni 2024, grazie a Giuseppe Garrera, grazie a tutti voi. Buona serata, grazie alla libreria Panisterna. Buona estate. Noi ci conosciamo, ci conosci. Sì, come no.